Ed eccoci qua, ancora una volta puntuali come la vittoria dell'Argentina. Tutti martedì alle 18, Rock and Goal, la trasmissione che vi racconta un po' il calcio, ma soprattutto quello che è la più grande passione per tutti noi che amiamo anche un canale come Rocker TV. Per cui la musica e il calcio insieme. Di solito lo sapete, non posso che cominciare dicendo che saluto i miei compagni di avventura che sono ancora in tour in tutto il mondo, ma da gennaio torneranno, per cui grande Paletta e soprattutto Andrea Ferro che non so, forse era in Giappone, l'ultimo giorno che ho visto un suo post si trovava da quelle parti. Però come al solito tutti i martedì non possiamo fare questa trasmissione se non c'è un ospite speciale, e allora al di là della grande mia felicità per la vittoria dell'Argentina ai mondiali e soprattutto per insomma per aver condiviso anche parte del mondiale in questa trasmissione con tutti gli ospiti che ci sono stati, vi voglio svelare chi è ospite oggi in questo studio. Per cui ha giocato dove? Vediamo. Ha giocato nella Fiorentina, la figurina è rigorosamente tagliata per non svelare il nome, nell'Ascoli, nella Lazio. Ma che bel giovane! Nel Bari! Ragazzi, queste sono solo alcune delle squadre, perché poi in realtà ha giocato in tantissime altre. Io sono andato sul Wikipedia a guardare e infatti mi aspettavo una schermata dove comparissero. Eccole qua! Guarda quante squadre! La prima non la conosco proprio, la Scandianese. Vabbè, però... Reggio Emilia. Poi il Grande Monza, eccetera. Ragazzi, è arrivato il momento di presentarvelo. Direttamente negli studi di Rocker TV, Paolo Monelli. Andiamo, Paolo! Ciao, ciao a tutti. Che bomber, mamma mia ragazzi. Sono andato a rivedermi un po' di gol tuoi. A parte che, vabbè, io voglio incominciare così, no? Perché oggi tu subirai una specie di interrogatorio. C'è un sacco di cose da chiederti. Però io ti voglio ringraziare, perché ho avuto il piacere e la fortuna di condividere il campo da gioco anche con Paolo. E se ho fatto tanti gol nella mia vita, gran parte del merito c'era anche Paolo. Vabbè, eri bravo, dai. No, mi hai... Sei bravo. No, ero, hai ragione, perché guarda, non entriamo in questi dettagli, perché questo maglione l'ho comprato che mi stava largo ed era di un anno fa, quando l'Inter aveva vinto lo scudetto. Adesso mi va tipo una tuta da sommozzatore, bello tirato, quindi sono stato sicuramente un discreto, dai. No, vabbè, eri un velocista, vedevi la porta, dai. No, vedi, non eri male. Grazie, meno male, porca miseria. Dai, allora, subito una cosa ti devo chiedere, perché partiamo dall'inizio. Allora, tu hai esordito giovanissimo, ma proprio ho visto che già sei stato in prima squadra nel Monza, che avevi 16 anni, 17 sì, anni. Io sono emiliano, sono arrivato a Monza che avevo 14 anni nelle giovanili, negli allievi, e poi dopo un anno e mezzo, grazie ad Alfredo Magni, mi lanciò, adesso c'è la figurina con Massaro, e mi lanciò direttamente in prima squadra a 16 anni e un mese, l'anno che abbiamo raggiunto l'apice, a parte quest'anno che sono andato in Serie A, però siamo riusciti ad arrivare fino allo spareggio, poi perso a Bologna contro il Pescara, che fu il massimo del Monza in quel periodo, non solo in quel periodo, ma fino, come dicevo prima, fino a un anno fa, che con l'avvento di Berlusconi e Galliani, ecco, quella coppiata lì, hanno fatto sì che il Monza arrivasse dove in 110 anni, perché è nato nel 1912, non era mai arrivato, e bisogna veramente ringraziare Berlusconi e Galliani, perché sennò il Monza non sarebbe mai arrivato in questa situazione. Ma infatti sfondi una porta aperta, perché io sono nato a Monza e quindi come seconda squadra, prima l'FC Internazionale, perché è chiaro, quello è il mio cuore. Però devo dire che ho sempre fatto il tifo per il Monza e ringrazio davvero Berlusconi e Galliani per la magia che sono riusciti a fare, perché tra l'altro mi ricordo in occasione di un'intervista che disse: ci abbiamo messo 110 anni ad arrivare in A e adesso non mettiamoci un anno a retrocedere, quindi speriamo. Vabbè, ma partiamo dall'inizio, perché mi hai raccontato con diciamo quasi in maniera normale a 16 anni e qualche cioè sono arrivato, giocavano in Monza. Senti, ma prima dei 16 anni, cioè, come hai fatto ad accorgerti che eri così più forte degli altri? Quando te ne sei accorto? Perché poi niente nasce per caso.
E onestamente in quell'epoca era ancora peggio, cioè un calciatore diventava pronto a 23-24 anni, era il contrario di oggi. Ma sicuramente devi avere delle doti anche naturali, poi dopo devi avere anche la fortuna, tra parentesi, di avere della gente che crede in te. Io sono arrivato a Monza, il Monza era in Serie B, puntava tantissimo al settore giovanile, a lanciare i giovani, per cui appena hanno intravisto che avevo qualcosa, che avevo delle qualità, non hanno avuto dubbi nel buttarmi dentro. Però sicuramente devi avere doti naturali, devi avere passione, voglia e poi anche un pizzico di buona sorte, indubbiamente. Ma tu quando eri piccolino, cioè non lo so, ma piccolino, 12 anni, 13 anni, cioè quando giocavi con gli altri, capivi che avevi qualcosa in più? Ma capivo, cioè... vabbè, il calcio è totalmente diverso, perché parliamo comunque di 45 anni fa, purtroppo. E per cui non c'erano le cosiddette scuole calcio di adesso, giocavi con gli amici e nella piazza del campo del paese. Io provengo da un paesino sull'Appennino emiliano, per cui lo vedevi o lo intravedevi, perché facevi sempre gol, facevi 4-5 gol a partita e vedevi che potevi fare. Poi dopo, quindi sei nato attaccante, cioè alla fine hai cambiato ruolo, perché in tantissimi partono attaccanti poi si ritrovano a fare altro. No, ho sempre fatto l'attaccante io. E qual era la tua qualità migliore? Cioè la corsa, la forza fisica, il senso del gol? Ma credo che avevo una buona tecnica, un buon colpo di testa, perché anche in Serie A qualche gol ho fatto di testa. Però avevo la tecnica, avevo una buona tecnica, una buona corsa, anche non propriamente nello stretto, però quando c'erano i 20, 30, 40 metri avevo una buona corsa, una buona falcata. E tu giustamente dicevi, sono passati tanti anni, oltre 40 da quell'epoca, e il calcio era sicuramente diverso, infatti poi ti chiederò come è cambiato, ma in questa fase della trasmissione mi piacerebbe chiederti a chi ti ispiravi, cioè quando eri piccolo quali erano i tuoi miti, il calciatore o i calciatori ancora meglio ai quali facevi riferimento. Sicuramente sarà stato un po' l'idolo di tutti, però in quel periodo quello che mi piaceva di più, e certe movenze mi piacevano perché cercavo anche di imitarle, era Johan Cruyff. Ah, vedi. Per cui mi piaceva tantissimo il modo di giocare, il modo anche di giocare con gli altri, di venire a dare una mano anche a centrocampo, di spaziare un po', per cui era un po' mio idolo. Tu infatti non eri proprio una prima punta vera e propria, giocavi anche un po' in appoggio alla squadra. Ma ho alternato, perché ci sono stati degli anni che giocavo prima punta, altri anni che giocavo come seconda, però mi piaceva, come dicevo prima, ero abbastanza bravo anche tecnicamente, per cui potevo anche andare a centrocampo e dialogare con i compagni. E senti, un'altra delle cose, curiosità, perché qua siamo a Rocker TV e quindi non parliamo troppo di tattica, di tecnica, però mi piace chiederti qual era ad esempio un tuo compagno di squadra che tu reportavi fortissimo, oppure se c'è qualcuno che era molto forte e secondo te non ha fatto il percorso che avrebbe meritato. Quindi partiamo da il più forte secondo te compagno con il quale hai giocato. Ma rimaniamo un po' nel, come compagno d'attacco sicuramente rimaniamo, neanche a farlo apposta, un argentino campione del mondo del 78 è stato Daniel Bertoni. Mamma mia! Per cui rimaniamo proprio nel momento storico di questi mondiali che sono appena finiti. Per cui credo che il giocatore che aveva una classe immensa era Daniel Bertoni. Poi io, diciamo che sono andato, ho esordito prestissimo nel Monza di Serie B, poi sono andato altrettanto giovane a Firenze, che avevo 18 anni e mezzo, sì. E per cui ho giocato con tantissimi campioni. Eccoti nella Fiorentina. E diciamo che ho giocato con tantissimi campioni del mondo in quel periodo, perché c'era anche Daniel Passarella, campione del mondo. Verissimo. Del 78, c'era Antonioni, Massaro, Galli,
e Pecci Oriali, campione del mondo. Per cui diciamo che io ero... Che squadrona! Avevo 7-8 anni in meno di tutti questi giocatori, per cui ero un po' più giovane. Senti, dai, allora raccontami qualche aneddoto con questi grandi campioni, perché tu mi stai nominando così come se nulla fosse Gabriele Oriali, cioè un mito per me. Com'era lui? Era un giocatore che secondo me la canzone di Ligabue rende l'idea, lo sminuisce un po' nel senso che era, non era un portatore d'acqua, aveva anche classe, uno che faceva gol e uno che era molto bravo anche negli inserimenti, per cui non era solo uno che rubava i palloni, certo. Insomma, era uno che faceva anche gol. Se andiamo a vedere, almeno i suoi 4-5 gol all'anno li ha sempre fatti. Era uno che aveva il tempo giusto nell'inserimento, per cui era una bella Fiorentina. Diciamo che senza nulla togliere alle formazioni successive della Fiorentina, credo che negli anni 80, dove ho avuto la fortuna o la bravura di farne parte, credo che sia una delle prime 5-6 della storia della Fiorentina. Senti, rimanendo in tema Fiorentina, io ho trovato una curiosità grazie alla regia, alla redazione, perché sicuramente tu lo saprai, ma a me ha fatto davvero tanto sorridere. Tu hai mai visto la tua figurina Panini dell'epoca dove giocavi nella Fiorentina, dove... Hanno scambiato il nome, infatti guarda questa figurina vale un casino, è una rarità, perché ho visto qualche mese fa che c'è stata anche una mostra delle figurine anche online, non mi ricordo tu ce l'hai quella figurina lì? Ma no, ma porca miseria, no, perché non era della Panini, era di un'altra collezione, non erano, sì, le figurine Panini quelle. Vedi, di un'altra collezione che ne hanno stampate pochissime e poi si sono accorte ovviamente, certo, dopo pochissimo che dello sbaglio. Però questo fa capire che all'epoca magari Baggio non lo conoscevano ancora così bene, perché cioè, vabbè, per fare Baggio un errore del genere. Baggio era al primo anno, perché io ho giocato solo un anno con Baggio a Firenze, l'anno che anche non ha giocato tanto perché veniva da un infortunio, per cui Baggio è del 67, io del 63, per cui lui ne aveva 19, io già 23. Ma com'era? Era forte davvero? Si capiva già che... Si capiva già dagli allenamenti, anche se devo dire che l'ho visto pochissimo, certo, perché era sempre quasi infortunato, però si poteva già intravedere che avrebbe potuto fare quello che poi ha fatto. Senti, intanto grazie per avermi dato queste risposte, perché sai, io mi sento un calciatore impreso dalla musica, per cui quando mi parli di questi campioni mi rendi particolarmente felice. Ma invece l'avversario più forte che hai incontrato durante il tuo percorso, quindi immagino un difensore visto anche il tuo ruolo, qual è stato, oppure se ce n'era più di uno, per quale motivo? Ma io credo che giocatore più forte, difensore più forte che ho giocato anche insieme un anno a Firenze sia stato Pietro Vierco. Pietro Vierco, che poi ha avuto una carriera al contrario della mia, che io poi a 28-29 anni mi sono rotto il ginocchio e purtroppo non ho più giocato ad alti livelli. Lui ha avuto una carriera lunghissima, ha giocato fino a 40-41 anni, ha vinto la Champions con la Juve che ne aveva già 36 o 37, ha giocato poi anche nel Milan successivamente, per cui credo che era un giocatore forte, tosto, un giocatore, però almeno con me non era neanche cattivo, perché forse perché che strano però, no, forse perché ci conoscevamo, ma non mi ha mai menato. Però era uno tosto, duro, velocissimo, che poteva, cioè giocando poi negli ultimi anni anche a zona, poteva recuperare benissimo. Cioè, il suo compagno di reparto faceva qualche cavolata, ci pensava lui a recuperare. E qualcuno che magari ti preoccupava, perché io immagino sempre il pre-partita, no? Chiaramente a livello amatoriale mi capita anche a me di fare delle partite tra amici, eccetera. E ci sono quelle bestie nere, quelle che tu dici, mannaggia, domani la vedo davvero dura e... Ma no, in particolare no. Quando giocavi con la Juve, ad esempio, c'era Brio, che era un ottimo difensore, un fisico statuario veramente. Però non è che avevi... Anche perché bisogna dire comunque che tanti anni fa, negli anni 80, primi anni 90, comunque sapevi già
con chi giocavi la contro chi giocavi la domenica successiva, perché le marcature erano sempre le stesse. Certo. Cioè, il 3 prendeva il 7, il 5 il 9, il 2 l'11, per cui più o meno le marcature erano sempre le solite e non c'erano le rose ampie come ci sono adesso. Però il fatto che non c'erano tutte quelle telecamere che ci sono oggi, che quindi inquadrano e sezionano la partita anche in diretta, mi ha fatto arrivare a una conclusione, visto anche i racconti che mi hanno fatto altri calciatori che hanno giocato in epoche diverse, e cioè che una volta ai difensori veniva concesso molto di più, picchiavano tantissimo. A te che cosa è successo di particolare che ti ricordi durante la partita? Tipo Lorenzini mi ha raccontato che loro da difensori si riempivano di Vic Vaporub, cose così, poi mettevano la mano sotto e mettevano le mani in faccia agli attaccanti. Poteva succedere, a me è successo in Serie B contro Lecce, non mi ricordo il difensore, però poteva anche succedere. Poi, come dicevi giustamente te, una volta i difensori, prima di essere ammoniti, dovevano fare veramente 4-5 falli da criminali, cioè, anche perché oppure ti entravano da dietro, ma non venivano mai ammoniti. Adesso sicuramente sono gli attaccanti sono più tutelati, i difensori, se ne è successo anche ai mondiali, fanno due falli in pochi minuti, li buttano fuori, per cui questo, e anche questo secondo me è a favore un po' degli attaccanti, perché se andiamo a vedere gli ultimi anni, una volta la classifica cannonieri la poteva vincere a 15-16 gol, adesso fanno 30-35 gol, capito? E anche se ci sono comunque 8 partite in più rispetto ai miei tempi, che una, negli anni 80 e primi anni 90 erano 16 squadre, adesso ce ne sono 20, sono 8 partite in più, però è un po' tutto cambiato. Senti, allora, arriviamo nel dettaglio magari a quello che è stato il tuo percorso. La cosa che chiedo spesso, soprattutto a chi ha fatto partite di, in Serie A o in coppe o insomma in manifestazioni così importanti, è: qual è il gol più bello per te? Quello che insomma, se uno ti dicesse mi fai vedere il tuo gol più bello, oppure ti chiede qual è la partita della tua vita dove pensi di aver fatto la prestazione migliore, quale gli diresti? Ma credo che la partita che rimarrà un po' nella storia è anche stata, diciamo, la partita dove ho segnato l'unica tripletta della mia carriera, è stata contro il Napoli, la prima partita di campionato 83-84, e poi feci gol in tutte le maniere, nel senso che feci gol di sinistro, di destro e di testa, per cui feci veramente... Cioè, finito, basta. Mancava solamente... Ho fatto poi un altro gol bellissimo, mi ricordo che poi dopo la Fiorentina andai a giocare in Serie B alla Lazio, che poi vincemmo il campionato, e feci un gol decisivo 3-4 partite dalla fine in mezza rovesciata contro il Catanzaro, a Catanzaro, e pareggiamo 1-1. E questo che ci consentì di raggiungere la Serie A. Allora, io so che dalla regia sono preparatissimi, per cui abbiamo trovato un paio di gol tuoi da far vedere, quindi me li guarderei insieme a te, visto che mi sa che me li hai anche nominati. Ti ho anticipato? Sì. Ecco. Eccolo qua. Questo è il gol al volo. Sì, il volo al volo. E non ci siamo preparati. Eh no, vedi? Grande gol! Mamma ma questo mia. Era il 90... Mi ricordo una... Gol pesantissimo. No, gol pesantissimo, perché successe poi finimondo dopo. Nel senso che anche il Catanzaro comunque stava lottando per andare in Serie A, e feci gol io al 90... Nei tempi di recupero, nel tempo di recupero, per una volta... Non c'era come adesso che segnalavano il tempo di recupero. Certo. Per cui l'arbitro fischiò la fine della partita. Ma... Cioè feci gol e la palla non venne più messa a centrocampo. Per cui non è... Incredibile. Senti, invece io sempre andando a guardarmi i tuoi gol, me ne ricordavo uno e l'ho trovato. A centrocampo. Bravissimo. Andiamo a vedercelo, perché anche questo tanta roba. Poi... Contro che squadra l'hai fatto, diciamo? Ancora contro un Napoli. Perché? Era... Non me ne vorranno i napoletani. Mamma mia, guarda qua, centrocampo. Cioè, ma... Noi abbiamo trovato solo questa immagine, ma la dinamica dell'azione, cioè il portiere, perché era? Cosa stava succedendo?
Allora, stavo così me lo racconti. Sì, praticamente io, una delle poche partite che andai in panchina. Mi misero dentro a 5-6 minuti dalla fine e feci in tempo a prendere, mi ricordo ancora, feci in tempo a prendere subito una munizione perché ero nervoso. Non so. Poi successe che noi stavamo vincendo 2-1. Stavamo vincendo 2-1, era il 90esimo, c'era un calcio d'angolo per Napoli. Per il Napoli, per cui il portiere, che era il povero Garella, era a 30 metri dalla porta, perché nell'eventualità ci fosse stato un rinvio. Certo. E allora ci fu invece un rinvio raso terra, un passo. Io mi alzai un attimo la testa in una frazione di sì, lì in un attimo. Millesimo di secondo ho provato questa soluzione. Piede buono, porca miseria. E che fu, piedino, Difatti più o meno sui 57-58 metri. Eh sì. No, ma io lo so che quelle cose le faceva anche quando giocavamo negli ultimi anni, per cui il piede è sempre veramente di quelli magici. Infatti io, quando è entrato in studio qua a Rocker TV, a tutti i ragazzi della redazione gli ho detto: guarda, se Gesù mi dava quel piede lì, io col cavolo che facevo il musicista, avrei fatto il calciatore. È andata bene così, dai. Senti, allora, bellissimo comunque, complimenti, perché poi io immagino che, anche se siano passati tanti anni, rivederlo è sempre qualcosa di speciale, perché ti ricordi proprio tutto, anche raccontandomi che sei partito dalla panchina, che eri nervoso. Tu che tipo di giocatore eri? Quando andavi in panchina lo accettavi o vivevi come un problema? Ma devo dire la verità che panchine ne ho fatte pochissime. Bravo, così mi piace. Ne avrò fatte 10 forse in tutta la mia carriera, per cui, come ti dicevo prima, ho avuto la fortuna di iniziare presto. Però poi a 28-29 anni mi sono rotto il ginocchio, la cartilagine del ginocchio. E ma com'è successo, da solo? No, in un incidente, ma fortuito, niente di. Però mi rimase il piede fermo, il ginocchio mi girò. Ah, che male. E poi sono stato fermo un anno e mezzo, dopo non ho più rigiocato ad alti livelli. Ok. Senti, allora, stiamo arrivando quasi nel momento in cui ti farò parlare di musica, però prima. Prima c'è una domanda alla quale mi devi rispondere con sincerità e franchezza. C'è una squadra che si sta veramente antipatica? Dai, dimmelo Paolo, dimmelo. Dai, una che dici: mamma, questi non li sopporto. No, non è che non io li sopporto. Io te lo dico, la Juventus, vai, adesso tocca a te. È quella? Bravo. No, ma non perché sicuramente è una società straordinaria, ha vinto tanto negli anni. Però negli anni 80 c'era una rivalità, poi successe una cosa. Poi tu che nella Fiorentina. No, difatti, avendo giocato nella Fiorentina non potevi non essere, non dico, ma avere una rivalità di un certo livello, anche perché poi sfortunatamente il primo anno che andai a Firenze perdemmo lo scudetto all'ultima giornata. E da lì mi è rimasto veramente qui. Bravo, mi è rimasto veramente qui. Lo sai che mi stai rendendo felice, grande Paolo. Ma tra l'altro, tu che squadra tieni? Io non te l'ho mai chiesto. Allora, io sono arrivato, ti farò felice, perché inizialmente ero dell'Inter. Come mi farai felice? Inizialmente già mi stai rovinando la magia. No, nel senso che sono arrivato, come ti dicevo, a 14 anni a Monza, nei giovanili. E nei fine anni 70 fino all'80, 81 giocavo negli allievi del Monza, poi andavo sempre a San Siro a vedere l'Inter, anche nelle coppe, quando giocava Beccalossi, Canuti, Altobelli, erano i fine anni 70, no? Che hanno perso, che ho visto anche sì, quella squadra era magica. Ho visto Baristo, delle tra partite di coppa che una volta persero 3-2 con Borussia Mönchengladbach. Ah, come no, certo. Poi dopo ho visto un derby, no scusa, un derby 2-2, due gol di De Vecchi, mi ricordo ancora, due gol di De Vecchi, poi vidi una, mi sembra 4-1 o 5-1 con la Juve, 4-0, non mi ricordo, tre gol di Spillo Altobelli, uno di Muraro, era 4-5-0. 4-1. 4-1, ok. Sì, sì. Per cui andavo sempre, perché c'era un mio cugino che abitava qui vicino a, che era del mio paese, però anche lui abitava qui vicino a Milano, per cui andavamo sempre a vedere l'Inter. Dopo, cioè no, c'è sempre rimasto qualcosa, però dopo quando inizi a giocare, bene o male, non è.
Poi un po' tifo per le squadre dove, dove per gioco. L'Inter. Va bene, grande Paolo, uno di noi, mi piace, mi piace. Senti, e invece delle squadre nelle quali hai giocato, ce n'è qualcuna che ti è rimasta particolarmente nel cuore? Perché è ovvio che, come dicevi tu, poi da professionista diventi il primo tifoso della squadra per la quale giochi e fai di tutto per il bene della, della squadra. Però ma io sono sempre stato un ragazzo, un giocatore che mi sono sempre adattato, mi sono sempre immerso nella, nella squadra, ho sempre cercato di dare il massimo, per cui devo ringraziare un po' tutte le squadre, dal Monza che mi ha lanciato a 16 anni, alla Fiorentina che ha creduto in me in Serie A. Poi sono andato anche un anno all'Ascoli, che è stato un anno... Hai giocato bene lì, mi ricordo. Bellissimo, che ci siamo salvati l'ultima giornata, è stata un'annata veramente tirata. La Lazio ho un ricordo bellissimo, anche se purtroppo sono rimasto solo un anno. Sono rimasto un anno, ho vinto il campionato, poi nonostante avessi ancora 2 anni di contratto, fui costretto, tra parentesi, dall'allora presidente ad andare via. Ma infatti diede le dimissioni il mister, bravo, l'ho letto. Fascetti, Fascetti. Bravo. Proprio non voleva so se, farti andare via. No, me lo non so ricordo. Se era l'unico motivo, molto probabilmente fu uno dei motivi. Poi dopo sono andato a Bari, sono stato 2 anni a Bari benissimo con i Matarrese, cioè abbiamo vinto il campionato di B. Per cui diciamo che poi sono andato a Pescara, ho girato un po' l'Italia e ho cercato sempre di dare il massimo di me stesso. Poi più o meno ci sono state delle annate più o meno fortunate, più o meno dove ho giocato un po' meno bene, un po' meglio, però sono un po' legato a tutti. E una mia curiosità questa, cambiando così tante squadre, cambiando così tante città, per lavoro ovviamente, si incontrano un sacco di giocatori, di persone che sono di passaggio, ma in tutta questa carriera sei riuscito a stringere dei rapporti un po' più profondi con qualche compagno di squadra? Ti è rimasto un bel rapporto con qualcuno? C'è qualcuno che senti ancora, che vedi ancora? Ma un po' ti perdi, perché quando cambi tante città, la cosa che mi è rimasta, che ci siamo rimasti, che mi è rimasta impressa, che mi ha fatto molto piacere, quella non di tanti mesi fa, che ci siamo ritrovati a Firenze dopo 40 anni, la squadra dell'81-82. Mamma mia! Con tutti gli ex, e ci siamo ritrovati e lì mi ha fatto un piacere enorme. Però devo dire la verità che quando giochi è un conto, poi incominci, uno abita di qui, uno abita di là, diventa... non è facile instaurare certi rapporti duraturi. E infatti è un po' così per quello che chiedo, perché è un lavoro un po' atipico quello del calciatore, soprattutto quando stai poco in una società per pochi anni e poi magari ti ritrovi a fare le valigie spesso. Senti, ultima domanda, e ti ringrazio intanto per le bellissime risposte che mi hai dato, e ho imparato anche cose nuove che non ti avevo mai chiesto, quindi mi fa piacere, una su tutte, la passione per la nostra Inter, va bene. Come è cambiato il calcio? Secondo te, visto che poi affronteremo anche più tardi il capitolo nuovo della tua vita, cioè, ma come è cambiato sia da giocatore che da addetto ai lavori? Ma è cambiato, vabbè, premesso che il calcio è sempre il calcio, il rettangolo è sempre lo stesso. Indubbiamente sono cambiate un po' tutte le cose, la visibilità con le televisioni, la pay TV degli ultimi anni, la preparazione fisica, la tattica, però sotto certi aspetti secondo me c'è un po' di esagerazione. Io mi riallaccio a questa cosa che stai dicendo, perché forse molti da casa non sanno che una volta, io sono sicuramente coetaneo di Paolo, e una volta facevano vedere il primo tempo di una partita, sì, di calcio, o il primo o il secondo, cioè, sì, oppure sì. Se non guardavi il 90° minuto i gol non li avresti mai più rivisti in vita tua, e quindi c'erano delle cose che oggi sembrano allucinanti. Io davvero, da appassionato di calcio, le prime volte che vidi uno spogliatoio ripreso con una telecamera, per me era qualcosa di incredibile. Fa parte anche dell'evoluzione, un po' di tutto questo, secondo me. Però sotto certi aspetti bisognerebbe tornare un po' più di passione per il calcio, anche da parte dei giocatori stessi, ma ormai questa diventa un po' difficile, ci sono troppi interessi. Tra parentesi, secondo me
andrà un po' contro corrente, ma ci sono troppi stranieri, devono ritornare a limitare i giocatori in campo, secondo me 5-6 mettiamone, ma non 11. Ci sono delle partite che vedi 20 stranieri. Sì, sì, quello... Dopo ci ripercuote, andiamo a vedere che negli ultimi due mondiali non siamo andati, non abbiamo partecipato. Questo è vero. Dovevano limitare, anche se non, lo dico così da appassionato, anche se è una cosa un po' difficile che possa succedere, anche perché ormai il calcio è globalizzato e diventa difficile fare un discorso del genere. Però quello, e poi quello che sicuramente manca a livello anche di Serie A è l'individualità, cioè l'individuale nel senso di avere giocatori importanti che sono bravi nell'uno contro uno, che abbiano libertà. Che bella cosa che dici, guarda. No, che... anche perché non è... Ma basta, si passano tutti la palla in orizzontale. Bravissimo. Nessuno che salta l'uomo. Bravo. Io divento male. E però lì da cosa dipende? Dalle giovanili, dagli allenatori, del settore giovanile, che devi lasciare i giocatori, i ragazzi, anche liberi di esprimersi. Tanto poi alla lunga lo capiscono loro se devono andare a cercare dribbling o passare la palla. Però ormai in Italia quanti ce ne saranno? 10, 15, 20? Pochissimi. Veramente... Arrivano sulla fascia, e faccio un esempio. Indietro. No, fanno il giro palla e vanno dall'altra parte. Sì, due, tre sì. Volte così. Sì, sì. Prima, se avevi la vecchia ala, cioè c'era uno davanti, puntava. E certo. Puntava, è ovvio. Al massimo perdevi la palla, eri a 70-80 metri dalla porta. E certo. E amen. È la superiorità numerica, bravissimo. Cioè, perché sennò la palla... È... Vabbè, però davvero il calcio è diventato molto più veloce, anche se vogliamo dire, e quindi... Vabbè, altra preparazione atletica, sicuramente adesso ci andiamo a vedere, i ragazzi, i giocatori sono strutturati in un modo incredibile, cioè... Ma in Serie A c'era una media di 1,85 sì, la testa. Sì, è vero. Cioè io prima ero, negli anni che ero uno dei più alti, che sì, sono 1,82-1,83. Sì, è vero. Sì, sì, per l'epoca eri sicuramente... Adesso sono tutti 1,85-1,90, cioè trovi difensori di 1,92. Cioè. È vero. Però credo che sotto certi aspetti bisognerebbe ritornare un po' più a livello tecnico, a giocare un po' più di tecnica, che manca. Sì, bravo, io sono stra d'accordo con quello che dici. Anche perché cioè io andrò un po', ritornando alla nazionale, cioè indubbiamente non si può discutere i Belotti, gli Immobile, che hanno fatto più di 100 gol in Serie A. Cioè certo. Non posso dire io che ne ho fatti tanti di meno. Certo. Però sicuramente a livello internazionale devi avere un po' più di tecnica, un po' più di classe, cioè padroneggiare meglio la palla. Cioè questi sono dei goleador, però a livello internazionale devi anche sapere. Io guarda, da appassionato di calcio, poi ne stiamo parlando così a Rocker TV, che poi è un canale dove si parla solitamente di musica, infatti il prossimo argomento riguarderà proprio questo. Però io parto da un presupposto che una volta il numero 10 ce l'aveva Totti, ce l'aveva Del Piero, ce l'aveva Baggio, ce l'aveva Zola, quando sì, abbiamo proprio, non tanti, non 15 anni fa, ma, 10, 12, ma 15. Oggi il 10 ce l'ha Insigne, cioè c'erano giocatori che onestamente tu dici vabbè, ma questi non hanno i requisiti minimi per essere un fantasista, un numero 10 di una nazionale. E infatti guarda caso, da 8 anni purtroppo non si va ai mondiali, anche se io tifando l'Argentina sono stato molto felice. Vabbè. E, senti, allora, prima di entrare nel dettaglio di quella che è il tuo senso di appartenenza al mondo musica, e poi faremo un collegamento perché devo svelarti delle cose carine riguardanti questa trasmissione che si occupa spesso di training sportivo e che grazie a quello che è avvenuto all'interno dei mondiali ci ha restituito anche un po' di credibilità, per cui va bene. Io volevo chiederti la tua passione per la musica, visto che stiamo parlando di un po' di annetti fa, dai. Però io, come dico sempre... Vabbè, ma la musica negli anni Ottanta secondo me era eccezionale. Appunto, quello che io dico sempre, tra l'altro, è che tutti quelli che hanno dai 30 a 35 in su sono passati dal mondo rock per forza, perché quella era la musica. Lascia perdere che poi c'era la discoteca, che c'erano un sacco di altre forme, di altri generi musicali, però dai, qualcosa di rock sicuramente... l'avrai ascoltato, oppure
senza metterti in difficoltà, che musica ascoltai negli anni? Non era proprio rock, diciamo, era un po' i Bee Gees, i classici insomma, i Genesis, primi fine anni 70, i Genesis. Cioè, ma ti rendi conto cosa mi stai dicendo? Cioè, i Genesis, cioè, i Genesis ero, vabbè, Michael Jackson, Madonna, anche i Bee Gees, avevo anche le vecchie cassettine dei Bee Gees. Ma in spogliatoio mettevate come adesso, ma va, musica a cannone? Ma va, non c'era niente. Ma davvero? Ma va. Che tristezza, però, dai, era più bello. No, lo so che era bello, adesso è un po' esagerato, perché quello che... A proposito di musica, che uno deve rilassarsi, deve concentrarsi di tutto, ma quello che mi sta più sulle scatole, che dovrebbero intervenire prima la società, poi gli allenatori, è quando entri in campo con le cuffie. Oppure sul pullman. Cioè, una volta, vabbè, forse era esagerato, non c'erano tutte queste cose, non c'era telefonino, non c'era niente. Però giocavi a carte, dicevi due cavolate, due barzellette, mandavi a quel paese il tuo compagno. Cioè, era più, capito? Sì, creavi anche gruppo. Adesso tutti con ste cuffie, ascoltare la musica, e entrano in campo. Quando entrano in campo per vedere il terreno di gioco, con le cuffie. Però secondo me sai perché fanno così? Perché? Perché sono diventate le nuove rockstar, gli stanno addosso tutti, e mettendo le cuffie è un po' come proteggersi. Perché io ho provato ad andare in giro ogni tanto con, non so, il capitano Zanetti, Materazzi, ma non possono camminare. Cioè, veramente, a parte che gli faccio i complimenti, perché delle persone normali, comuni, non riuscirebbero a sopportare quella stress e quella pressione. Cioè, se tu vai una volta fuori con Zanetti, in 3 minuti si crea una calca di 50 persone che vogliono fare una foto, che sì, gli vogliono... e la cosa pazzesca è che alcuni di loro una volta era diverso, hanno messo d'accordo tutti, per cui anche il milanista arriva e dice: oh, io non sono interista, ma tu sei un grande, cioè, e quindi non vivono il fatto magari di mettersi le cuffie un po' per... No, ma le cuffie in campo prima della partita, io dico, perché sennò li fermano, li chiamano, gli ma dicono, no, così non sentono niente, insulti. Secondo me lo fanno per quello, guarda, per quello che mi sembra di aver intuito, però no. Mi dicono dalla regia che c'è ospite il nostro amico Filippo, direttamente da M-Trader. Vediamo se qua, eccolo qua, ciao Filippo. Puntuale come? La vittoria della Argentina. Bravo, puntualissimo. Allora, ciao, intanto ti faccio... Ciao. Ti faccio i complimenti, sono qua con Paolo, non so se hai visto un po' di trasmissione, ti ho fatto raccontare un po' di cose del mondo del... Ho visto il Gollonzo, che io l'unico che mi ricordavo così era quello di Recoba. Vedi? Ma Paolo è arrivato prima di Recoba. Ma era prima lui, era più vicino. Bravo, con arroganza, così mi piace. Senti, allora, intanto ti faccio i complimenti, perché... Allora, tu non venga qua a pettinare le bambole, no? Bravo. Allora, Filippo è un nostro ospite fisso all'interno della trasmissione e si occupa di training sportivo, non so se tu lo conosci, però è una sorta di a questo punto di culto per quanto mi riguarda, perché lui si occupa di analizzare i numeri e una volta che li analizza ti dice: allora, secondo i numeri succederà questo, tra questo e questo minuto può accadere questo, tra questo... E allora, morale, per fartela breve, abbiamo iniziato a coinvolgerlo durante... Ma non i numeri dei giocatori. I numeri di quello che accade, delle statistiche, okay, delle partite, eccetera. E fai conto che è arrivato qua dicendo: allora ragazzi, io vi posso dare questo consiglio. Secondo me la danno tutti per fortissimo il Brasile, però secondo me arriverà agli ottavi e poi non passa. E poi chi vedi favorita tra questo e questo? No, questi sono forti, però solitamente a questo minuto prendono gol. Cioè, ti dico... Dobbiamo andare a giocarli. No, ma infatti adesso io te lo... prima, cioè, se no sembra che stiamo chiacchierando. Abbiamo fatto un piccolo montato che vorrei che mandassero in onda, perché a questo punto sappi che io voglio... Cioè, voglio far adottare. Guardatevi che cosa ha combinato il nostro sul comodino di casa tua. Va bene. Guardate cosa ci ha combinato il nostro Filippo.
cosa ci spiegherà in sostanza? Perché noi vogliamo imparare, onestamente. Io vi spiegherò come non si scommette, ma si può guadagnare lo stesso facendo del trading. Poi come si fa trading, man mano lo spiegheremo. La prossima settimana non ci sarà più il campionato e dovrò imparare di questo mondiale. Quindi il tuo sì, sarà una bella figata. I mondiali ancora di più. Dacci una nazione così. Chi lo vince il mondiale? Che non sia l'Inter e l'Italia. Io mi baso sempre su numeri e statistiche. Sul mondiale ovviamente non ci sono né numeri né statistiche. Ci sono squadre forti, squadre deboli. Se devo dire la mia preferita, più che chi secondo me vincerà, è ovviamente l'Argentina. Voglio chiederti, intanto il mondiale, come lo stai vedendo? È un mondiale particolarmente strano e sorprendente. Abbiamo visto squadre forti perdere con veramente facilità, con squadre che non gli davi veramente due lire. Ti devo chiedere un consiglio sulle prossime partite. Cosa consiglieresti agli amici da casa della partita Olanda-Argentina? È tosta, eh. Ecco, non sbagliare per favore. Allora, è una partita tosta. Nel senso che abbiamo visto l'Olanda che è veramente forte in difesa. Okay. Non in attacco ma in difesa. L'Argentina abbiamo visto che fa particolarmente fatica in questo momento a segnare, c'è voluto il guizzo di Messi per sbloccarla. Io direi che è una partita molto tattica, una partita con pochi gol, mi sento di dire, però per il cuore dico poi alla fine passerà l'Argentina. Quindi, ma i numeri cosa dicono? Beh, i numeri sì, dicono l'Argentina. Poi sai cosa, Massimo? Io, oltre a leggere i numeri, io vedo anche molte situazioni che io chiamo un po' le stelle che girano a favore. Cioè, questa uscita del Brasile, la uscita della Spagna, tutte queste forti, la Germania, che se ne sono andate via, è rimasta solo la Francia, che è ancora rimasta. Poi non si sa se arriverà in finale. Comunque, c'è l'ago che tende sempre dalla parte dell'Argentina. Allora, sentiamo un eco in cuffia, perfetto. Allora, intanto complimenti, però aspetta, perché questo era l'antipasto. Cioè, allora ragazzi, ogni trasmissione ha detto, secondo me no, qua passa la Croazia e passa la Croazia, qua perde l'Olanda, perdeva, qua il Brasile va fuori, qua... Adesso vi faccio vedere che cosa ha detto in occasione, analizzando i numeri, perché poi di questo si tratta, perché sennò sembra frate indovino, e invece no, e c'è dietro uno studio. Guardate che cosa ha detto sui social, facciamolo vedere. Allora, come finisce l'Argentina? Vincente. Vincente? Quanti gol di scarto? Vincente ai rigori. Vincente ai rigori. Sicuro? Sicurissimo. Appoggiamo? Appoggiamo. E se lo dice il maestro, dobbiamo per forza. Allora, vediamo insieme a te chi vincerà i mondiali, Devi ringhiare per dirmi chi vincerà secondo te. Allora, Brasile? Olanda? Inghilterra? Argentina? Mamma mia, oh. Ma chi sei? Cioè, l'altra volta chi è che ero? Quel mago lì. Otelma? No. Mago Otelma. Allora spieghiamo bene, perché stava guardando ammirato anche Paolo. Spieghiamo bene. Allora, hai presente le scommesse, ok? Che sono un mondo che tutti noi più o meno abbiamo imparato a conoscere, perché oramai si scommette su tutto e ci sono un sacco di attività. Lui si occupa di qualcosa di totalmente diverso, non è il mondo delle scommesse, è un mondo di investimento, come se fosse una vero e proprio investimento in borsa. Quindi in base a delle informazioni che lui studia, legge e analizza, è in grado di dare delle proiezioni di quello che accadrà. E io all'inizio, come tutti, dicevo, ma sicuramente, ma... Allora, ti dico solo che lui di questa passione ha fatto un lavoro, e l'ultima volta che vidi un suo video stava andando a saldare il mutuo di casa sua, perché grazie a questa attività è riuscito a fare un vero e proprio lavoro. E infatti... sono veramente contento di... Ma poi la cosa più bella è che ci siamo conosciuti. Questo sì, questo sicuramente è vero. Ma adesso mi devi far diventare alto, bello, ricco e famoso. Cioè, da qua non si scappa, per cui sappi che sei... È un po' duro lì, Lo so. Non sono diventato... No, ricco va bene.
Annaggia Paolo. Sì, dai, complimenti davvero. Io non so come tu abbia fatto, o meglio, lo so perché conosco la dedizione che hai nel tuo lavoro e quanto impegno ci metti nell'analizzare i dati. Lui gira, per farti sapere, con dei diari, con gol, minutaggi. E tra l'altro potrebbe essere davvero qualcosa di molto utile anche per chi allena, per chi magari deve analizzare la squadra che andrà ad incontrare, perché lui proprio è come se fosse un vero e proprio analista. Sì, analista. Match analyst, sì. Solo che non sulla tattica, ma su proprio sui numeri, su quello che succede, su quello che succede in campo in un determinato periodo. Sì. E infatti, esatto. Tra l'altro, ci fu ospite qua Massimo Paci, che adesso allena la Pro Vercelli, e gli diede lui delle indicazioni che poi si avverranno, cioè della partita che poi affrontò, non mi ricordo che partita era, però tipo 3 settimane fa, e infatti diceva: guarda che loro fanno gol in quel tempo lì, alla fine 1-1, cioè pareggio, gol in quel momento. E vabbè, quindi senti, c'è qualcosa che vuoi chiedere a Paolo? Bah, faccio la solita domanda, perché io poi, mancato calciatore, il sogno, poi ovviamente tutti i bambini, quando arrivi là in alto ovviamente ti incontri e vedi davanti quello che magari tu reputi Dio, no? Volevo fare la domanda dicendo: qual è stato il calciatore che hai incontrato o che hai giocato insieme, che in quel momento che l'hai visto per la prima volta hai detto: cavolo, adesso sono con lui, che finora magari l'avevi visto in televisione piuttosto che nelle figurine? O vabbè, allora partiamo, posso farne 2 o 3 nomi? Sì? vai anche 4. Allora, io, come dicevo prima in trasmissione, sicuramente i giocatori con cui ho giocato insieme, parli di Antonioni, i due argentini, Daniel Passarelle e Daniel Bertoni, credo che siano dei giocatori eccezionali. Quelli che ho incontrato, mi sento di dire 2 nomi che gli anni 80 andavano per la maggiore: uno Maradona e uno Platini. Cavolo. Per cui credo che in quel periodo, negli anni 80, che il calcio era secondo me uno dei... adesso il calcio è bello, il calcio premesso è sempre bello, però in quel periodo sicuramente in Italia c'erano i giocatori più forti, cioè c'erano tre stranieri per squadra, di cui secondo me l'80-90% erano dei campioni, dei fuoriclasse. Tutti i campioni venivano qui in Italia. E adesso è un po' più difficile, vabbè, adesso c'è un po' di tutto. Però credo che Maradona e Platini erano due giocatori diversi, però credo che siano in quel periodo i due giocatori più forti. Che bello. Complimenti. Mamma mia, che bello sentire raccontare queste cose. Cioè, vabbè, cosa gli hai detto Maradona? Non gli hai mai parlato, no? Maradona no, però lo vedevi in campo, che anche quando prendeva, cioè, mi impressionava, nel senso che anche quando prendevi i calci si rialzava. Adesso quello che mi fa, cioè, quando prendono un calcio adesso stanno per terra, simulano, cioè, quello mi dà veramente fastidio. E poi mi ricordo un aneddoto su Platini. Era un Fiorentina Juve nell'85-86, non mi ricordo bene l'anno, e prima della partita gli chiesi la maglia a Platini, e lui mi dice: sì, alla fine della partita, se non perdiamo te la do. Cioè, neanche fa la posta, l'unica volta che abbiamo battuto la Juve 2-0 fu quella lì, non me la diede, rimase di parola, cioè non me l'ha mica data. Ah sì, ha detto: se non perdiamo te la do. Però meglio così, la Juve deve perdere sempre. Abbiamo vinto 2-0. Bravo. Va bene così. Che peccato, però, porca miseria. Anche perché se gliela dava, poi gliela andavo a rubare io la maglia. Per cui a Firenze, quell'anno lì, mi sa che in 5 anni che sono rimasto, mi sa che è l'unica volta che abbiamo vinto in casa. Ma dai, fuori casa abbiamo vinto 2-1, però in casa l'unica volta. Quegli anni lì la Juve era... No, vabbè, eravamo pari, pareggiavamo, non è che perdavamo. Sì, le altre, certo, partite. Però era sicuramente forte. Era quel periodo, il Milan, Napoli, l'Inter e la Juve. No, il Milan no, Milan anni 80 no. Beh, fine anni 80. Sì, fine anni 80. Io parlo degli 83, 85, 80,
Cioè sì, Milan 88 veniva fuori dalla B. Sì, non l'88, ah sì. Che squadretta. Oh. Tu ricordi sempre questi piccoli aneddoti. Sì, dai. No, però lo sai che c'è un amico in comune, Vinicio Verza, sì. Che cioè alla vabbè, fine ha giocato nella Juve e nel Milan, sì. Tutte e due. Ma nel Milan anche in B ha giocato, e quindi ah, sì, è vero. E quindi ogni tanto glielo ricordo perché lui è milanista, per cui va. Senti, stavamo parlando di musica e ti volevo chiedere qual è il concerto che hai visto che ti è rimasto nel cuore, qualcosa che dici mi sono goduto uno spettacolo. Ma ho visto quando ero alla Lazio negli anni 87-88 Michael Jackson proprio, ah, dai. Che venne a Flaminio a Roma e andai a vederlo. Poi dopo quell'anno lì che non era ancora famosissima, che purtroppo è venuta a mancare anche lei qualche anno fa, e andai a vedere Whitney Houston. Ah dai, spettacolo veramente, dai. E invece quindi... negli anni 80-81 ero ancora a Monza, mi sembra, andai a vedere, che mi piaceva Renato Zero, alle Varesine, non erano le Varesine, vicino a... le Varesine erano le giostre dell'epoca, le Varesine vicino alla stazione, sì, lì, sì. Lì dietro, no? Sì, sì. Andai a vedere, cos'era, 79-80, Renato Zero. Ma dai. Sì, sì, no, mi ricordo... Però siamo passati da Genesis a Renato Zero. Vabbè, perché... dai, bisogna spaziare, no? Bravo, mi piace. Tra l'altro tuo figlio è un DJ, DJ, no? DJ, sì. Com'è in casa avere un DJ che mette musica? Ma in casa non la mette mai. No, porca miseria. Meno male. Adesso vive da solo. Ah, va bene, va bene. Senti, allora, io ti avevo detto che non ti avrei rubato più di un'oretta e così è stato, per cui voglio solo farti un'ultima domanda che riguarda il tuo presente, perché io ti ho visto in onda spesso a fare opinionista a Sport Italia, a Sky, e quindi oltre quello so che in questo periodo ti stai occupando di una squadra femminile a Monza, e quindi il calcio femminile Monza, e volevo sapere queste due esperienze come le stai vivendo e soprattutto quali sono i tuoi progetti per questo immediato futuro. Ma piacerebbe, indubbiamente piacerebbe anche andare a commentare quello, però ultimamente non lo sto facendo, anche fare anche una seconda voce mi piacerebbe fare, non sta succedendo. Invece è successo che a luglio mi hanno proposto di poter rientrare a Monza, che io ero lì 5 anni fa, però mi fa, se vuoi rientrare abbiamo l'opportunità di darti una squadra femminile che sta prendendo molto piede, il calcio femminile, sì, sì. E ho accettato molto molto volentieri e mi sto prendendo anche delle belle soddisfazioni. È un gruppo di ragazze che hanno voglia di imparare, si allenano sempre al massimo. Categoria è il Monza femminile? Non hanno una prima squadra, okay. Si chiama Under 19. Ah, okay. Under 19 è un campionato regionale, ci sono comunque 16 squadre, che non sono poche, però stiamo andando anche bene, siamo lì a un punto dalla prima, stanno facendo bene, mi sto divertendo. Adesso campionato è fermo, riprenderemo il 21 di gennaio e niente. E ti verremo a vedere, dai. Venite, veniamo volentieri, sabato pomeriggio in casa, alle ore 15. Dove giocate? A Monzello, nel centro sportivo, sì, sì, di Monzello. No. Dai, va bene. Oh, allora, io non so se Filippo hai qualche altra domanda o vuoi coinvolgere Paolo in qualche cosa. No. Allora, io direi che ti ringrazio tantissimo. Grazie per la tua disponibilità, e sicuramente torneremo a invitarti e spero che ci racconterai altre cose meravigliose come quelle che hai appena detto, e soprattutto approfitto per salutare tutti, fare gli auguri di Buon Natale, visto che questa sarà l'ultima diretta prima delle feste, e ci rivediamo sicuramente dal 10 di gennaio con Rock and Goal, con tantissimi altri ospiti, con tantissimi altri amici. Torneranno in studio sicuramente anche Paletta e Andrea, che in questo momento sono in tour, e anche te Filippo, grazie mille per le dritte che ci hai dato. Iniziamo in tutto a divertire con la Serie A. Assolutamente sì, si riparte, sì. Dal 4 con un partitone, tra l'altro. Cosa dicono i numeri? Inter Napoli. Cosa dicono i numeri? Inter Napoli non vincerà il Napoli, quello sicuro.
Quindi o pareggio o vittoria dell'Inter? Sì, però è ancora presto, te lo dirò in quel momento. Ah, ok, va bene. E io mi volevo portare avanti perché, come un fesso, cioè non ho fatto tesoro delle dritte che mi ha dato, sennò a quest'ora... Non hai monetizzato. Purtroppo non ho monetizzato. Adesso mi devo fare un po' più furbo con l'anno nuovo e sarà uno dei propositi, dai. E, ragazzi, io direi che la trasmissione finisce qua, ci vediamo prossima stagione, ci vediamo dal 10 di gennaio, sempre qua a Rocker TV e sempre puntuali come la vittoria dell'Argentina ai mondiali. E andiamo! Grazie, ciao a tutti! Grazie. Ciao! Ciao!